Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Oggi continuiamo un pochino con i video dedicati all'interno della macchina perché per me, come ho già detto nel video precedente, in questo momento sono un po' più tranquilli da fare. Ho ordinato su Amazon un prodotto abbastanza interessante. Vorrei cambiare tutte le modanature che ci sono in questo momento, quindi in radica. E farli un po' più sportiveggianti, no? Quindi l'intento è quello di andare a creare una macchina che piano piano diventi un pochino più sportiva. Infatti, come abbiamo visto nel video precedente, vi lascio il link qui in alto, abbiamo visto come montare la cover del freno a mano in carbon look. Quindi andremo a continuare con questo motivo su tutte le modanature della macchina in radica e le andremo a wrappare. Come vi dicevo, ho trovato un prodotto su Amazon di cui vi lascio il link in descrizione. Praticamente vendono delle pellicole prestampate per ogni pezzo della macchina e purtroppo non le fanno, mi sembra, per altre vetture. E quindi ecco, comunque vi lascerò in descrizione magari un link per qualche pellicola in carbonio universale, potete andare ad utilizzare su qualsiasi macchina. Detto ciò, per esempio, vi faccio vedere. Si tratta di questo, mi sono arrivate praticamente queste pellicole già prestampate e che andremo a utilizzare. Già ne ho utilizzate due, quindi sono andato a wrappare delle modanature della macchina in quanto non sapevo se mi piaceva l'effetto ed in realtà diciamo ancora non ne sono fortemente convinto in quanto comunque il motivo è in 3D, Carbon Look 3D, per chi non lo sapesse ci sono diversi motivi di carbon look che possono variare dal 3D, 4D, 5D e varia un po' la lucentezza, la profondità che va a creare il trasparente sul carbonio. Poi ci stanno altri tipi di carbonio oltre a quello classico, per esempio il film in carbonio forgiato o in altre tipologie. Mi piacerebbe in realtà farle tutte perché è una cosa che non ha quasi nessuno su queste macchine, o perlomeno su tutti i video che ho visto su YouTube e post su Instagram, veramente in pochi ce l'hanno, quindi probabilmente come secondo step andrò a mettere quel tipo di pellicola, però per il momento volevo andare semplicemente con un prodotto molto economico, andare a diciamo rimodernizzare un pochino gli interni. Detto questo, sto parlando anche troppo, andiamo in macchina e vediamo, vi faccio vedere un po' una carrellata di video, così per passare un po' di tempo insieme. Intro e cominciamo subito. Ok, ragazzi, siamo in macchina. Come vi ho già anticipato, queste due modanature già le ho fatte. Scusate per il fiatone, ma sono un po' stanco. Andremo ad utilizzare questi utensili che già avete visto in altri miei video, vi lascio sempre il link in descrizione. Sono veramente molto utili in quanto sono in plastica e non andrete a rovinare le plastiche della macchina per rimuoverle. Basta iniziare dalla parte per chi ha il BMW, da questo angolino qua, in quanto proprio in questo punto ci sta un gancetto. Quindi basta iniziare a sollevare da qui e poi piano piano viene via tutto. Questa parte viene via in maniera facilissima in quanto si regge con un gancetto di questa modanatura.
Ok ragazzi, ho terminato di wrappare tutte le modanature interne della macchina. Devo dire che non mi sta piacendo tantissimo l'effetto, perché mi sembra un po' troppo fake. In realtà ho wrappato veramente bene, meglio del solito, ecco, non ci sono bolle, diciamo pure gli angoli più o meno sono venuti bene. Quindi sono abbastanza soddisfatto in realtà del risultato finale. L'unica cosa che non mi fa impazzire è la trama, ecco, perché vedendo tutto nell'intero insieme, diciamo, mi sembra veramente un po' una cinesata, sembra veramente pellicola, ecco, non sembra reale, non è l'effetto che vorrei io. Quindi più avanti magari vado a wrappare con un altro tipo di pellicola, magari con la finitura lucida anziché opaca, o addirittura in caso andremo a cubicare tutte le modanature. Vediamo più avanti come si evolverà la questione. Mi manca ancora da fare, da wrappare la parte della radio, ma non mi interessa perché la radio probabilmente se ne va via e diciamo quindi che non serve wrapparla. In più la parte dove stanno i due cassettini andrà sostituita per fare spazio a un dodin, quindi diciamo qui al centro un po' un work in progress. Mi resta da impellicolare le parti della portiera, soltanto che va smontato tutto il pannello e al momento non mi va veramente di fare questo lavoro così impegnativo. Quindi ragazzi, il video si conclude qui, sono contento che abbiate passato un po' di tempo insieme a me, lasciate un bel mi piace, mi raccomando, e soprattutto iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram. Ciao a tutti ragazzi!